Barlette e le sue nuove frontiere sociali. Incontro dibattito in città, la presenza dell'assessore regionale alla sanità e welfare Elena Gentile. Una tematica davvero sentita, specie in un momento delicato come questo in cui si dilata a dismisura quella fascia bisognosa di attenzioni, bisognosa di aiuto e sostegno. Un incontro pensato alla scadenza del piano sociale di zona. Adesso le cose più importanti sia a livello regionale, nazionale che locale sono appunto quelle della sanità e del welfare e del sociale. Noi stasera parleremo appunto di questo. Io ringrazio pubblicamente lei che ci illuminerà, ha già fatto molto per Barletta negli anni passati. Nonostante un momento non certamente facile, un patto di stabilità sempre più pressante, l'assessore Gentile sottolinea la grande attenzione della giunta regionale nei confronti delle tematiche sociali e sanitarie. Obiettivo: organizzare un sistema che preveda meno ospedali, più territorio, più qualità dei servizi con maggiore opportunità di lavoro. Oggi alla vigilia di un importante appuntamento, quello dell'attivazione su tutto il territorio regionale, ovviamente anche qui nella città di Barletta, di un servizio molto innovativo di assistenza domiciliare integrata. È qui che costruiremo le politiche vere di integrazione sociosanitaria, facendoci carico della sofferenza e del disagio nei luoghi di prossimità, a casa delle persone.